che a Roma c'è una segregazione istituzionale da 30 anni. Questo vuol dire che le persone, esseri umani, sono a Roma stati parcheggiati nei posti recintati con 1.000, 2.000 persone che non c'entrano nulla l'una con l'altra, fuori dalla città, nelle periferie, e quando tu crei una situazione del genere non puoi evitare che lì si crea un degrado incredibile. In altre città, come a Milano, questo non è accaduto, ci sono dei campi ma più piccoli, ci sono microaree, eccetera, ci sono delle comunità che gestiscono dei luoghi. Questi posti sono diventati le scariche urbane. E sostanzialmente, quando uno nasce in un campo, nomadi, quando non esiste perché i suoi genitori sono scappati dalla guerra in Bosnia e non sono stati accolti come profughi, ma sono stati accolti come zingari e dunque messi nei campi, e dunque nessun stato, cioè nessun documento, apolidi di fatto non riconosciuti, però, questo e non si può evitare una cosa. Però scusate se...